Ciao, sono qui a Bibione, quindi località balneare, come vedi è una giornata fantastica e sono sul tetto di un'abitazione dove sono state installate due pompe di calore in cascata, ovviamente professionali. Allora, si tratta di un'abitazione da 300 metri quadri di proprietà che è stata trasformata in 7 appartamenti per dare in affitto per la stagione invernale in parte, ma soprattutto per la stagione estiva. Oggi quindi ti racconto questa storia dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, due pompe di calore professionali, perché? Perché la potenza richiesta dall'abitazione era superiore ai 20 kW, quindi la decisione tra mettere una macchina grossa oppure due è stata soprattutto dettata dal fatto che avere due macchine hai un backup sicuramente migliore, nel senso che in caso di guasto hai almeno metà dell'impianto che funziona. Queste sono macchine professionali e quindi è stata trattata la batteria evaporante, quella dietro, con una particolare tecnologia per la salsedine. Essendo qui in una località di mare, l'aria è diversa da una località di campagna o di montagna. La soluzione così personalizzata è impossibile da trovare nelle soluzioni commerciali, nei grossi marchi che non ti ascoltano. Solo dai produttori specializzati di pompe di calore hanno la possibilità di personalizzare le soluzioni. C'è da dire che è un impianto abbastanza complesso, perché la casa è piuttosto grande, ci sono due pompe di calore, c'è un solare termico, c'è un fotovoltaico, addolcitori, quattro rilanci. E queste soluzioni sono difficili da trovare, magari te le danno con molta difficoltà l'idraulico da bar. Con idraulico da bar io intendo quell'idraulico che non si forma, quell'idraulico che passa più tempo al bar piuttosto che seduto in sala per formarsi. Queste soluzioni non le trovi neanche nelle soluzioni commerciali, quelle che trovi ad esempio cliccando sui siti internet e cercando 5-10 preventivi gratuiti, no? Perché sono soluzioni che devono essere create su misura da personale che è qualificato. Questa abitazione, come ti dicevo, ha anche un bel impianto solare termico. Siamo in una zona di mare dove l'acqua sanitaria, essendoci 7 appartamenti, è fondamentale nella stagione estiva. Quindi solare termico sì o solare termico no? Sicuramente in questo contesto sì. Sia grazie agli incentivi che non mancano in questo periodo, ma soprattutto per le esigenze. Abbiamo un accumulo, un bollitore da 1000 litri, una centrale termica che poi ti mostrerò, e abbiamo questa batteria da 6 collettori che scarica su 1000 litri, in modo da garantire l'acqua sanitaria gratuita. Le pompe di calore in questo caso non si accendono, se non magari in casi estremi come magari 3-4 giorni di brutto tempo, però con questi pannelli solari sicuramente è garantita l'acqua calda sanitaria. Abbiamo poi un impianto fotovoltaico che invece va ad aiutare soprattutto nella parte invernale, quando il solare termico rende veramente molto poco. Andiamo giù in centrale termica che vediamo com'è stata realizzata. Eccoci qui nell'ultima parte del video in centrale termica. Allora, come vedi abbiamo un puffer di acqua tecnica da 600 litri dove stocchiamo l'acqua per riscaldamento a pavimento in questo caso, sia acqua calda d'inverno ma anche acqua fredda d'estate, perché prossimamente sarà utilizzato anche per il raffrescamento. Mentre di qui abbiamo il bollitore, un bollitore da 1000 litri dove abbiamo il gruppo solare che va a lavorare con i pannelli solari per riscaldare d'estate l'acqua gratuitamente, gli arrivi delle pompe di calore e poi la valvola deviatrice per fare riscaldamento o acqua calda sanitaria. In questo momento abbiamo il solare in funzione, abbiamo 86 gradi sui pannelli solari, abbiamo una temperatura di 82 gradi in discesa dal pannello solare per poi riportarlo su nel pannello solare a 72 gradi, quindi un delta T di 10. Bene, con questo io ti saluto. Se anche tu hai una casa di proprietà e vuoi vivere senza gas, scrivi nei commenti qui sotto in modo da metterti in contatto con uno dei miei partner. E come sempre, se non l'hai già fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.